il paganesimo non ha nulla da imporre e non ha nulla da convertire, perciò se uno non riconosce la propria natura non potrà mai comprendere la profondità di questi inni. Da quando siamo venuti qui in radio e da quando abbiamo cominciato anche i dibattiti abbiamo fatto uno sforzo immane, Francesco, per ottenere un solo risultato, cioè era cambiare il punto di vista dei radioascoltatori sul mondo. Sì, risultato da niente. No, quello che noi ci interessava era girarvi lo sguardo, cioè farvi capire che noi non siamo piccoli nel mondo, sottomessi, che dobbiamo aver paura, che dobbiamo aver timore, eccetera, ma noi dobbiamo presentarci sulla soglia del mondo come degli dèi. Cioè, è vero, noi non siamo onnipotenti, non siamo come vi hanno insegnato i cristiani che sono gli dèi, ma abbiamo il coraggio della vita e col coraggio della vita si affrontano tutte le contraddizioni che il mondo ci presenta, ma li affrontiamo tutte le contraddizioni del mondo noi da soli, per cui dobbiamo avere il coraggio per fare questo. Ma per avere il coraggio non basta dire voglio essere coraggioso, bisogna cambiare il punto di vista che abbiamo di noi stessi. Non povere persone, poveri disgraziati, malai, fisime, eccetera, che guarda la vita, ma come degli dèi che affrontano la vita. Vabbè, oggi ho preso una mazziata sui denti, mi fa anche male, ma domani continuo. Cioè, delle persone che vanno all'assalto del cielo della conoscenza e della consapevolezza. E non è importante quanto raggiungono, quanto non raggiungono, è importante gli sforzi che fanno. Bene, questo è quello che abbiamo tentato io e Francesco in 6 anni di farvi comprendere. Se questo lo avete compreso, lo avete introiettato dal punto di vista emozionale, noi abbiamo vinto. Altrimenti continueremo a farlo, però io probabilmente mi prenderò a riposo e vado a lavorare in fabbrica a fare il turnista di notte, perché chiaramente bisogna pure che mi riposi e non posso più continuare. Vai Francesco. Vabbè, io continuo dando alcuni spunti appunto sul discorso dell'inno medico a Pan. Allora c'è appunto un altro passo, un altro capoverso in cui Omero dice, fa al momento della nascita, dice, ma subito Hermes lo prese in sue braccia, benevolo, godeva nell'animo il Dio. Cioè, abbiamo una divinità che prende questo bambino e nel suo animo gode, cioè non vede una concorrenza, non vede un nemico. Basta pensare l'esempio negativo che potremmo leggere nella Bibbia. La Bibbia dice, le cazzate della Bibbia, se non lo torniamo, che quando Adamo ed Eva mangiano la mela, Dio ha paura che diventa come lui e li caccia via. Sì. Abbiamo d'altra parte l'esempio di Lucifero, che quando dice che si ribella a Dio, lo prende e lo caccia via. Da questa parte abbiamo un Dio che è ben fiero e gode le vista di un altro Dio, che è ben contento e se ne prende cura, cioè non demanda agli altri questo. E cosa fa addirittura appunto Hermes? E avvolto il fanciullo con pelle villosa di lepre montana, salì alle sedi dei nubi, presso Zeus lo depose e degli altri immortali. Cioè, prende questa divinità, prende questo divino, prende questo Dio e lo accompagna davanti agli altri dei. Lo presenta agli altri dei e tutti gli dei del Pantheon o dell'Olimpo ne sono contenti, ne godono, sono felici. Cioè, nel senso, non hanno il senso di gelosia che ha il Dio dei monoteisti. Non avrai altro Dio fuori di me. Io sono un Dio geloso, Se ti adori qualcun altro ti faccio un mazzo tanto, Mi raccomando. L'Olimpo è ben contento di questa presenza, e tutti quanti ne godono, tutti quanti sono contenti. Ma d'altronde, in ogni paganesimo esiste sempre la felicità della molteplicità dell'esistenza. Il fatto che qualcosa venga aggiunto o si aggiunga all'esistenza è sempre una conquista in ogni paganesimo, è sempre un qualcosa che si aggiunge, è sempre un qualcosa di utile, di fondamentale per l'esistenza e non rappresenta mai un pericolo, non si fa mai un giudizio a priori, non si va a battezzare perché ha il peccato originale. Lo si accetta perché la sua natura è divina. La differenza è, Francesco, che i dei pagani manifestano il potere di essere, cioè il potere di loro stessi, no? Del loro essere nel mondo, mentre invece il Dio dei monoteisti, il Dio dei cristiani, manifesta il potere di avere, per cui il possesso delle persone, cioè le persone sono roba sua, a suo gregge, e lui ha paura della concorrenza, deve disfare la concorrenza, mentre invece nel paganesimo, essendo la rappresentazione dei soggetti di ogni Dio, più siamo meglio è. Esatto. Capito? Cioè. Sì, ma difatti poi sempre Omero aggiunge, fa allegri né furono i numi tutti, cioè nessuno si pose il problema
o vide questo incremento di divinità del numero degli dèi come sottrazione del proprio potere, ma anzi vide la possibilità di una partecipazione migliore, vide la partecipazione dell'ampliarsi del panto, la possibilità di vivere meglio. E questo è significativo, cioè anche questo qua è fondamentale, e anche questo rappresenta proprio l'abisso tra una visione pagana e una visione monoteistica. Abbiamo fatto un po' una lettura a due toni, cioè con inni omerici e con inni orfici, ma questo dimostra come un singolo inno sia un mondo che si apre, cioè, e che ricorrente ad altre divinità. Cioè ogni divinità, ogni inno dice sempre che ogni divinità è collegata con un altro e che un'altra divinità partecipa alla sua vita, alla sua nascita, partecipa alla sua trasformazione, e che ogni divinità si trasforma, che le cose non sono chiuse, non sono determinate, non sono meccaniche, non sono definite, non sono limitate, non sono contate, non c'è un inizio dei tempi, non c'è una fine dei tempi, non c'è un giudizio, non c'è un'attesa. Cioè non si pongono questo, non c'è l'attesa messianica che arriverà un altro Dio, perché sanno che le divinità si trasformano, vivono, agiscono, e soltanto tramite l'agire si formano nuove divinità, noi diventiamo degli dèi, perché siamo già degli dèi. E questo diciamo che è un insegnamento basilare. Tengo appunto a precisare che poi anche l'inno omerico, opa, mi sembra che l'abbiamo messo anche su internet, perciò qualcuno se lo vuole andare a rileggere, c'è un sacco di roba, lo va anche a trovare su internet. C'è una risposta da fare a alcuni radioascoltatori che in questo momento stanno urlando: perché non abbiamo bruciato anche questi libri? Cosa volete fare? Non siete arrivati in tempo, questi libri sono arrivati, e comunque anche se fossero stati bruciati li avremmo riscritti, perché guardate che il paganesimo è ciò che ci circonda, cioè gli dèi ci stanno attorno, li avremmo scritti in maniera diversa. Basta leggere il libro dell'Anticristo e sono scritte le stesse cose in maniera assolutamente diversa, eppur essendo assolutamente ignorante di quelli che erano il paganesimo. Tutto si può riscrivere all'infinito, perché gli dèi ti stanno attorno, esatto. C'è niente da fare, per cui anche se aveste bruciato anche questi libri l'avremmo riscritti un'altra volta. Mi spiace per voi. Sì, ma difatti anche, cioè, noi abbiamo la sfortuna, ma io ho visto dei dati in cui si calcola, cioè che si possono fare, che dell'antica cultura classica si è giunto se no un 10%. Sì, ma infatti niente. Cioè, e poi quello che ci è giunto è stato deformato, alterato, esatto, modificato, tradotto male, mal interpretato, mal giustificato, perché noi teniamo conto, ad esempio, se dessimo fare un calcolo, i forse milioni di persone che hanno fatto il liceo classico, questi testi li hanno letti, li hanno sempre letti, come i gesuiti hanno voluto. Esatto. Cioè non gli hanno significato niente. Non è mai nessun pagano si è scoperto pagano perché al liceo classico ha studiato questo, nel senso. E nessuno si è mai convertito perché in internet ha visto le nostre cose. Esatto, cioè, nel senso che noi diciamo sempre che il paganesimo non è frutto di una conversione o di un riciclaggio, è la capacità di capire e di comprendere la propria esistenza. Cioè non si può pretendere di dire io aspetto un qualcosa dall'esterno che modifichi la mia esistenza, la mia capacità, il mio modo di rapportarmi con il mondo. Se non avete queste capacità nessuno ve le può dare, non esiste la grazia o il dono divino in questo senso, no. Quello che avete, avete, e da quello che avete partite. Non solo se le avete o non le avete, perché avete o non le avete può essere anche frainteso. Sì, può essere, sì. Se siete riusciti a conservarle nonostante i cattolici abbiano tentato di distruggerle dentro di voi, questo è il tragico. Sì, noi diciamo sempre perché che altrimenti le persone hanno sempre tutto. Se poi voi fate un'opera di pulizia in cui eliminate le parti migliori, o la mettete sotto una fatalina, o la conservate, o la congelate, le cose le avete, sono lì, sono ferme, non producono niente, non generano niente, sono frutti che voi invece di seminare nella stagione opportuna li fate marcire in qualche angolo oscuro della vostra anima. Esatto. Ma questo è un vostro errore, è una vostra scelta. Voi forse qualche seme l'avete ancora la possibilità di salvarlo, di estrarlo di seminarlo. Sì. Bisogna raffiarlo molto però. Sì. Sarà più faticoso perché andrete a seminare qualcosa nella stagione sbagliata, non avrete un ambiente favorevole, però questa possibilità l'avrete sempre, a meno che non arrivate alla morte
come dei buoni cristiani e che allora lì sarete fregati. Va bene, ve la siete cercata, ve la siete voluta. Non piangeremo certo per i vostri errori, non piangeremo certo per la vostra stupidaggine. Saremo ben fieri di quello che noi abbiamo fatto, esatto. E voi arrangiate, beh, a sto punto. I problemi sono vostri. Non... Anche perché voi facendo quel tipo di scelte avete gravato noi di maggior fatica. Non è che sia ognuno fa le sue scelte e basta. Esatto. No? Le proprie scelte vengono riversate nel sistema sociale. E quando io devo far fatica, perché? Perché sei teste di cazzo che vogliono ripristinare l'aborto, c'è qualcuno che vuole distruggere la società, qualcun altro che vuole fare la scuola privata, qualcun altro che fa quello, chiaramente mi fa fare una fatica immane. Per cui se crepate nel peggior modo possibile mi fate anche un favore, perché io vi auguro a tutti di morire nel vostro letto, più lentamente possibile. Sì, certo che Pan correva libero, certo se gli avesse avuto una palla al piede del cristianesimo avrebbe corso con più fatica e anche il suo camminare sarebbe stato veramente alterato e modificato, perciò cioè nel senso che non è che gli altri dicono io faccio cristiano, il fare cristiano implica anche sempre sottrarre e condizionare il mondo, perché il cristianesimo va sempre a chiedere l'accettazione del suo dominio criminale e questo è veramente un problema, cioè nel senso questo è fondamentale. Certo, se nella società esistessero persone che si rendessero conto che la loro esistenza è fondamentale al di là del Dio creatore e che la loro esistenza è fatta dalle loro capacità, tutti noi ne vivremo meglio. Invece purtroppo noi viviamo in una condizione di dominio monoteista che impedisce questo. Certo, non ci impedisce di arrivare a degli obiettivi, non ci impedisce di raggiungere le cose che noi vogliamo. Faremo enormemente fatica. D'altronde abbiamo parlato volutamente di Eracle, ed Eracle appunto rappresenta un dio che esatto. Compie degli sforzi enormi, cioè, famosissimo per le sue fatiche, cioè, ma fatica moltissimo, compie qualcosa. Certo, lo fa, ottiene, ma gli costa uno sforzo enorme e noi ci rendiamo conto di questo, che stiamo vivendo con uno sforzo enorme e di conseguenza possiamo sempre realizzarci, possiamo sempre farlo, però non sempre riusciamo ad arrivare nella condizione migliore. Certo che se tutti quanti noi fossimo consci della nostra dimensione, della nostra capacità, della nostra divinità, non saremmo d'ostacolo agli altri, non saremmo d'ostacolo alla nostra cultura, alla nostra storia, al nostro mondo, e tutti quanti potremmo correre più liberamente e potremmo correre e danzare, non fare la scelta di molti persone che vogliono mettere le persone in ginocchio. D'altronde quando sei in ginocchio si soffre, non si cammina, non si riesce a fare niente, si è bloccati in tutto, si soffre, è una posizione dolorosa. Certo, chi vuole porre questo nella società crea un ostacolo anche agli altri, perché danzare in mezzo alla gente che è in ginocchio è una danza faticosa. Va bene. Se saremmo costretti vi potremmo anche calpestare. Allora, però oggi non abbiamo parlato di pederastia, Francesco. Niente, abbiamo parlato solo di no, lei, di se vuoi ne possiamo anche parlare. No, mi tacchiamo un po' i telefoni, dai, vediamo. Allora, ricordiamo il numero telefonico che è 049 700 700 e 049 700 838. Che io mi riservo sempre il diritto di buttare giù le telefonate. Sì, ma ben volentieri, giustamente quando i cristiani. Pronto? Quando i cristiani rompono le scatole. Ciao Claudio. Ciao. Dai, dimmi. Ciao Claudio. Ciao. Ciao, dimmi. Dunque, io ho visto sul giornale di Vicenza molestata una donna. Il vescovo Nois di Vicenza chiede scusa, ma ho detto io col giornalaio, ma scuse che doveva fare il vescovo per molesti, non sono mica sessuali, molesti vuol dire tante cose, io sono stato molestato tutta la vita dai preti e ciò un combatto da prete, e allora perché non fa la scusa anche a me, che io sono stato molestato la vita e non solo una volta con la donna che c'è stata, è stata indicata. Io potrei le scuse del vescovo, perché? E per esempio, c'è stato il psichiatra, che sono andato a fare la puntura, che ha detto che non vuole più saperne di me, perché lui diventa matto, mi manda dagli altri. Allora ha detto che se io mi rifiuto mi portano via i ragazzi, però è andato a chiedere consiglio ai servizi sociali. Allora ha detto ai servizi sociali, io chiamo dal giudice di pace perché mi portiate la documentazione di quello che avete fatto. Allora se loro non vogliono, lo chiamo il sindaco, il difensore civico. E allora dico, vediamo come la chiamo, dato che le fonti del vostro perizie che avete fatto sono state, come si dice, di plagio, no, denunciato tra fratelli per plagio, e non si tratta di eredità di proprietà, ma di plagio sull'attività.
E allora dico, vediamo come mettete i signori, signori preti, che volete fare i preti che sono gli altri. Perché è troppo, troppo comodo fare i preti quando si stupa la gente. Non si può mica chiedere, vi dico qualcosa, qualcosa di voi altri che avete fatto in una trasmissione, non l'ho ascoltata tutta, ma quello che ho ascoltato vi fa tanto onore. Capito ragazzi? Okay. Grazie. Intanto vi saluto, grazie. Ciao. No, pronto? Io volevo andare anche un'altra dimensione. Pronto? È Giampaolo. Ciao Giampaolo. Voi siete, io sono l'assoluto, e siete due sfigati messi qui da me per farvi vedere che siete degli sfigati. Tenete a mente questo. Io vi metto qui al mondo, vi creo, per farvi vedere che siete una manica di sfigati. No, ma è giusto il ragionamento? Sì, o no? sì. Ecco, dimmi se c'è un'altra ragione per cui quel pezzo di merda lì ci ha messo qui. Solo per farci capire che lui è potente, è assoluto. Ti va bene questa? Sì, certo. Basta. Quando abbiamo capito questo, siamo arrivati all'evoluzione. Ragazzi, vi saluto. Ciao. Ecco qua, in effetti ha ragione anche Giampaolo. Sì, no, ma infatti diamo una dimensione anche di certe situazioni. Tutti hanno sentito la notizia. Pronto? Della volontà che c'è negli Stati Uniti di evitare le classi miste. Buongiorno. Radio Gamma? Sì. Avrei un piccolo di pensiero da dire sulla trasmissione che ho ascoltato finora. Sì, parlo. E mi è sembrata intanto assolutamente interessante, e poi proprio riguardo alla richiesta dei conduttori di avere lo metta allora, grazie. Scusate, ma sono distributore di benzina, sono io, prego, poi chiami dopo, grazie. Sì, in effetti la signora aveva dei problemi, perché mentre stava telefonando è arrivato un signore, un distributore di benzina, e gli dice: voglio un chilo di olio. No, ecco. Beh, appunto, vediamo un attimo. Diamo la dimensione appunto. Sì? Ciao. Oggi vi posso telefonare tranquillamente perché non sto molto bene, quindi vai tranquilla, dai. Sì. C'è una persona, Claudio, che sta pensando moltissimo. Claudio, parlatemi al telefono. Ah. Sì, mi senti? Adesso sì. Ecco, dice Francesco che c'è una persona che ti... spero la settimana prossima. Sì, comunque è in ascolto in questo momento. Mettermi in contatto e quindi portare a termine la situazione. No, dire se ha dei problemi ci possiamo... Se hai dei problemi, sì, ci spostiamo, guarda, noi. No, aspetto qualche giorno, ormai sì, una settimana per prenotare, perché veramente non... Ti sento molto giù in effetti. Sì, sono molto debilitata per questa infiammazione che ho. Allora, alla gola è tutto interessato, tutte le vie respiratorie. Sentite, voi prima avete messo quella canzone. Sì. Prima di tutto voglio dire, le storie, tutte le storie della mitologia, del politeismo, per me sono la quintessenza della poesia. Eh sì. Veramente. E poi volevo dire, la canzone che avete messo prima, no? Era dalla storia di Notre Dame. Sì, esatto. La storia di Victor Hugo. Sì, solo che è piccolissimo il pezzo, ho beccato una forma piccola. In realtà so che è molto più bello perché l'ho già sentito ed è molto più lungo. Ma dov'è che l'hai sentito, al cinema? L'ho sentito, questo che ho registrato io era la festa del 1° maggio. Che erano fatte, e l'altro invece l'ho sentito all'interno di uno spettacolo di Cocciante, che è molto molto più grosso il pezzo, molto più grosso, è il Gobbo di Notre Dame che canta praticamente. Sì. No, ma ultimamente ho visto dei film bellissimi, film cult anche, mi pare che siano stati premiati, e c'è sempre questa costante, no? Come su Notre Dame, che è la storia di questo cardinale alchimista Frollo, no? Sì. Che vive in questa cattedrale e si innamora di Esmeralda, che però Esmeralda amava un capitano, e Frollo uccide questo capitano,
e poi contribuisce alla condanna a morte di Esmeralda come strega. Poi Quasimodo la salva, no? E questo è uno. Poi forse senz'altro Francesco li avrà visti, Casa Howard. Ormai è un vecchio però. Pronto? Sì, sì, è un vecchio, no, film. È vecchio ma sempre bello da vedere. Io li ho visti ultimamente, li ho rivisti in televisione. No, ma volevo parlare anche Notre Dame, è un film vecchio. Sì, beh, quello che c'è a casa. No, Francesco purtroppo è distante dal telefono. Sì, allora mi traduci tu. Sì, devo fare io di passaggio. Sì. No, anche Notre Dame, ma io volevo parlare appunto di... Li ho visti ultimamente, casa, diciamo, la storia di Esmeralda, Notre Dame, Casa Howard. E poi Jude, è scritto Jude. Jude. Conosce Francesco? Jude, no. Jude. È stato da un famoso libro di un famoso inglese, di un famoso scrittore inglese. Adesso forse qua guardo gli appunti se l'ho scritto. E poi Jack lo squartatore, questo l'ha visto? No, ho letto parecchio però. Ho letto parecchio, Francesco. Io qua vi dico, no? Sì? Tutti questi film, cioè Casa Howard, Jack lo squartatore e poi un'epoca diversa, diciamo, Notre Dame, parlava appunto di questa costante, no? Di questa persecuzione di tipo cristiano, moralista, perché? Religioso moralista cristiano, sì. Traduci? Religioso moralista cristiano. Per esempio, dunque, è l'immaginario, leggo qua gli appunti, no? L'immaginario di un'epoca mobile e torbida, tutti questi Jude, Casaua, che prelude alla nostra e sotto certi aspetti la rappresenta. Londra, il cuore della rivoluzione industriale di fine Ottocento, un centro degradato che cela ancora orrori dickensiani. Forse Jack, lo squartatore, fu davvero il duca di Clarence, il figlio della regina Vittoria, il più noto della lista dei sospetti, il catalizzatore dell'inferno della povera gente, l'incubo di massa che dilagava nel suo proletariato. Per contro, la figura positiva dell'ispettore Aberline, l'unico delle autorità che non ebbe paura di mescolarsi, e qui usano un termine vostro, con l'orrore vittoriano. E poi in Jude. Sì. Qui uso un po' i vostri termini, sono appunti miei, era riuscita a sviluppare un percorso laico, abbastanza, qui c'è la vostra scuola, abbastanza coerente, dopodiché non aveva avuto però autodisciplina sufficiente per mantenere compatto il proprio percorso, perdendosi poi i meandri assurdi. Il fatto è, Christminster sarebbe Oxford. Jude la chiamava Christminster, sì. Oxford, sì. No? Sì. Pronto? Sì, sì. Pronto? Sì, diciamo in ascolto. Era un ragazzo che di origine povera, no? Che aveva un desiderio di crescere intellettualmente, per questo si iscrive a Oxford, che lui chiama Christminster. Allora, il discorso è che Jude... si innamora di questa ragazza, spirito libero, emancipata e intelligente, che lo spinge a sfidare insieme le convenzioni. E chiudo, adesso ancora due righe, fino alla tragedia che vive per sempre, sospingendo la laica in un mondo di ossessioni religiose. Due outsider dal tragico destino fanno capire che solo l'amore rende ancora rende sacra un'unione, non la Chiesa o la burocrazia. Sì. Allora, no, vi ho detto tutto questo. Poi ultimamente ho visto anche Casanova, anche questo ti scappa, racconta la rocambolesca fuga dei piombi e il carcere veneziano in cui scontava una pena con l'accusa di ateismo e di libertinaggio, mi pare, sì. No? Esatto. Ecco, allora qua ogni opera, ogni scritto, ogni racconto, ogni romanzo, ogni fatto vero, volevo dire, c'è sempre questo leitmotiv, questa costante, questa persecuzione, no? E questo desiderio. Pronto? Questo desiderio di libertà. Sì. Che viene fuori dappertutto. Sì, ma vedi che dappertutto li ritrovi queste sì. queste
Pronto? È una tensione che attraversa tutti gli uomini, eh? Sì, non so se mi avete capito. Sì, sì, ti abbiamo sentito perfettamente. Il senso di quello che io volevo certo. dire, no? Sì. Ecco, va bene? Sì, grazie. Allora vi ascolto e vi ringrazio. A te invece. Sì. Grazie ciao. Finite. Ciao, ciao, ciao. 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 Ultimissima telefonata, pronto? E allora sono velocissimo. Ieri sera, finale Coppa Campioni Real Madrid, eccetera, non mi ricordo l'altra squadra. Vince 1-0 Real Madrid, poi pareggia l'altra squadra, no? Il giocatore che ha pareggiato dell'altra squadra per festeggiare si è tirato sulla maglietta e sotto la maglietta aveva la scritta con un disegno di un cuore: I love Jesus. Penso che voglia dire io amo Gesù Cristo. Hanno perso la partita. Ciao. 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 Vabbè, con questa battuta chiudiamo qui. No, ecco, io voglio prendere lo spunto della domanda di Francesca di aggiungere una cosa. Appunto, lei ricordava Casanova, che è stato ai Piumi di Venezia qualcosa di ateismo. Casanova, nel suo libro I pensieri di Bertini, c'è un capitolo in cui dice, fa, e se Dio ci avesse mentito, ma il Dio che ci ha mentito è il Dio dei cristiani. Sì. Mi raccomando. Sì, lo dico subito? Sì, sì, sì. Ecco, il film è Jude di Winterbottom del 1996, tratto dal romanzo Giuda l'Oscuro di Thomas Hardy del 1896. I protagonisti sono Christopher Eccleston, che è Judith Foley, Kate Winslet, che è Sue Brighthead, Lion Cunningham, che è Philiston. Grazie. Grazie. Spero di essere stato. È veramente un film straordinario per un libro straordinario. Beh, speriamo che qualcuno lo legga, dai. Sì, comunque di Thomas Hardy. Ok. E loro quando ci sono? La ogni io alle 19 sono in trasmissione, vado con un CD, però sono libero per le telefonate, nel senso che mando un dibattito che abbiamo tenuto, e poi ci siamo ogni giovedì dalle 15 alle 16.30 e dalle 19 alle 20. Quindi, tutti i giovedì. La prima volta, mi perdoni, io sono anziana e ho difficoltà. La prima volta prossima per eventualmente parlare con loro, perché ho ascoltati. E sono stata molto interessata, ma anche molto sollecitata polemicamente a rispondere. Giovedì prossimo, dalle 15 alle 16.30. Mandiamo le telefonate gli ultimi 10 minuti di trasmissione. Perfetto. Grazie. Buon lavoro. Arrivederci. A loro. Grazie. Saluti. Ciao. Sì. Ecco qua. Io no, beh, ricordo appunto l'ultima cosa per riconnettermi dal discorso di Francesca, che appunto parlando di Casanova appunto è stato processato e condannato e messo ai Piumi perché era accusato anche di ateismo, e nel suo libro I pensieri di Bertini c'è un capitolo che dice, fa, e se Dio ci avesse mentito, ma l'unico Dio che ci ha mentito è il Dio dei cristiani, perché lui è la menzogna in quanto non esiste. Di conseguenza io voglio ricordare che nessun Dio del paganesimo ha mai mentito, perché il Dio del paganesimo, i dei paganesimo sono la vita, e la vita è fatta dagli uomini, che sono delle altre divinità. Claudio Simeoni, meccanico, apprendista stregone guardando l'anticristo. Francesco dell'Istituto Mediterraneo Studi Politeisti, vi do appuntamento per le ore 19 e ricordatevi, domani sera c'è il dibattito, il 18° dibattito di stregoneria. Ciao a tutti, alle 19 ci sentiamo.